Tutte le palazzine di Ostia Ponente amministrate da Roma Capitale hanno problemi con le fognature, ma quello che sta accadendo in via Giovanni Ingrao è roba da terzo mondo. Ecco come si presentano i garage condominiali di questi stabili, dove nessuno fa manutenzione, né il comune né tantomeno la proprietà, che si scrive Moreno Estate ma si legge Armellini. Prima c'erano le cose, le pompe, ora le pompe non ci stanno più, esce quando è pieno, esce fuori. E questo succede quante volte durante l'anno? Un anno, due anni non può succedere niente, come fa il terzo anno esce, poi se ne frega, non si mette più a posto. Peraltro, essendo liguami, emanano un cattivo odore. Poi l'estate le zanzare te ne dico, te se mangiano proprio. È mai venuto un autospurgo o qualcuno? Vanno in privato qualche volta, che poi abbiamo chiamato, sono fermati lì e l'hanno fatto. Pagato da voi? Pagato da più persone, capito? Però il comune non l'ha mai mandato, insomma. No, il comune non è mai venuto. Non è mai venuto il comune a pulire i pozzi. Di quanto so io ho 50 anni che abito qua, mai successo una cosa del genere. Allora, questi pozzetti è fatto male e ogni 4 o 5 mesi si devono sturare. Abbiamo chiamato e non sono venuti. Abbiamo detto il problema, tutto come stava. Noi che stiamo a piano terra, ci viene dentro il bagno, dentro la cucina, dentro il lavandino. I liguami fuoriescono nei sanitari? Da lì. È una fogna, quello che si vede è una fogna. Perché ma non è che giorno, sono mesi qua. Qui ci stanno 30 famiglie, ma qua non ci si fa più. Ai primi piani gli entra proprio questa acqua che voi vedete. Quella è una fogna otturata, è tutta l'acqua che è fuori. Lei da quanto tempo abita qui? Io sono 42 anni. Queste case stanno crollando a pezzi? Completamente. C'è una spaccatura nel portone. Che è tutta la cortina che sta a cascata. E anche la cortina qua davanti. Cedimenti della cortina esterna e delle ringhiere dei balconi sono comuni a tutti gli stabili della zona, mentre problemi con le fognature si riscontrano da anni anche nelle case comunali di Piazzale Gasparri e Via delle Azzorre e più recentemente si sono verificati nelle palazzine Ater di Viale Vasco de Gama. La verità è che nel 10° municipio, ma in generale in tutta Roma, lo stato degli immobili di edilizia residenziale pubblica è semplicemente penoso.